Evitate Parliamo la di zona. impianti sportivi. Vai. Abbiamo titolato patrimonio nel degrado, nell'abbandono, perché purtroppo non godono di buona salute i nostri impianti Che non è un bel sportivi in titolo, città. diciamo, patrimonio del... No, non mi No, pare proprio, insomma. non è positivo, assolutamente no. Parliamo in particolare del Palamangano. Lì si allena la nuova Aquila Palermo che sta facendo fra l'altro ottimi risultati in Serie B e punta addirittura alla Serie A, però è quasi stata sfrattata appunto dalla sua casa che è il Palamangano. Finora ha giocato a porte chiuse, ma insomma si attende un intervento da parte dell'amministrazione per rifare l'impianto elettrico a norma. Ci sono una sorta di polemiche su questo e chiediamo i dettagli a Francesco Lima, General Manager della nuova Aquila Palermo. Buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Allora, ci può spiegare un po' qual è la situazione? Ci siamo sentiti quanto tempo fa? 15 giorni fa, Sì, 20 giorni fa? circa 2 settimane fa. Fate conto che è la fotocopia di quello che ci siamo sentiti, che ci siamo detti 20 giorni fa. Allora, Non è cambiato nulla. ricordiamolo, voi in No, questo non è, momento. mi perdoni, non è che Sì. non è cambiato nulla. E allora hanno fatto dei lavori di manutenzione all'impianto d'emergenza. Hanno sostituito le lampade di emergenza che erano fulminate, hanno messo le luci di emergenza negli spogliatoi, hanno preso le batterie del fantomatico UPS. Che è Ahimè, questo queste impianto elettrico, diciamo, sì, che dovrebbe essere a esattamente, norma. Ok. è quello che dovrebbe dare l'agibilità all'impianto. Queste batterie sono da una settimana belle imballate al palamangano e nessuno ci mette mano. Avete avuto delle notizie da parte degli amministratori? No, Nessuna no, no, no. notizia. No, noi apprendiamo le notizie da quello che ci viene detto dal capo impianto, che ovviamente è la persona che si sta cercando di attivare per avere l'impianto a norma nel più breve tempo possibile. Eppure, nonostante le difficoltà, no, di avere un luogo adeguato dove allenarsi, voi state facendo degli ottimi risultati. Sì, il problema è per quanto, perché noi ci alleniamo in un campo e giochiamo in un altro. Paradossalmente noi siamo molto più contenti quando giochiamo in trasferta che quando giochiamo in casa, perché non sappiamo qual è casa nostra. E Io sappiamo gioco. quanto è importante invece giocare in casa per sentire il Esattamente. calore della gente che tifa per te. Noi adesso abbiamo due partite in casa consecutive, il 14 di dicembre e il 21 di dicembre, e ad oggi stiamo cercando un campo dove giocare domenica. Tutto questo fa sì che il tassametro della Federazione Italiana Pallacanestro scatti e continui a correre, perché ogni spostamento a noi costa una cifra non piccola, Cioè, ci può dire su per giù quanto vi costa? intorno a 330 euro. Che comunque sono Cioè, una tanto cifra non soldi indifferente per sprecati una inutilmente, società. tra l'altro. Esattamente, esattamente. Allora, chiediamo a Fausto Torta, presidente della Commissione Consiliare Sport del Comune, possiamo dare delle notizie alla nuova Aquila Palermo? Sì, allora io intanto c'è una contraddizione nei termini perché prima ho sentito fotocopia 15 giorni fa, però invece a quanto pare, come mi ero personalmente impegnato, già i lavori sono partiti. Questo Però li ritardo. dobbiamo fare pure finire, è giusto? Cosa? Cosa? Dobbiamo farli anche Sì, finire. allora il discorso è questo, è semplicissimo. Purtroppo l'ultima volta non ho avuto modo di poter replicare, continuare il lavoro che si era fatto nell'annunciare appunto quello che si doveva realizzare sia al Paloretto sia al Palamangano. Sì. Mi sono impegnato sul fatto che entro il giorno 10 sarebbero iniziati i lavori, così è stato. Anzi, ah, sì, addirittura sono iniziati prima del giorno 10. Evidentemente, una volta che si è messo mano al tutto quanto l'impianto, per quello che riguarda ovviamente soprattutto il palamangano, evidentemente si è voluto anche andare a cercare altre criticità per evitare poi magari di fare il cosiddetto pannicello caldo, la pezza, e quindi magari si aggiustava una cosa e poi veniva fuori la criticità. Stiamo verificando a 360 gradi, come ha già detto il Presidente delle Nuove Aquile, le schede sono già arrivate. Appena avranno terminato i tecnici di mettere in sicurezza tutto quello che riguarda gli impianti di luce, eccetera, verranno montate le schede.
immediatamente dopo la commissione vigilanza spettacolo, che come sappiamo in questi giorni ha avuto un grande affare. Posso chiedere materialmente quando questa struttura verrà consegnata a chi si allena e sarà definitivamente pronta? Possiamo dare io credo, dei tempi? Sì, io ripeto, mi piace essere abbastanza preciso nelle cifre, perché non mi piacciono le cosiddette dichiarazioni fumose, vedremo, faremo. Io ritengo che entro fine settimana, massimo all'inizio della settimana prossima, i palazzetti saranno assolutamente funzionanti, con agibilità e tutto il resto.